Eccoci, salve a tutti, nuova puntata di questo After the Story, ovvero un completamento, diciamo, delle secondarie, quindi Cyberpunk 2077. Allora, oggi, scusate, ho sbagliato tasto, oggi la secondaria che vorrò fare è questa qua, Spellbound, parla con Nyx. Io non so chi sia sto Nyx, o sta Nyx. Proprio ci sono. È la prima volta che lo sento. Che sento questo nome. Quindi non so cosa dirmi. Salve. Guarda un po' chi abbiamo qui. Guarda. Qua gente che mi guarda, qua c'è la signorina. E un'altra volta. Allora. No, devo soltanto. Devo soltanto andare su. Ma. No, questa è Rogue. No, io non voglio. Scusa, eh. No, io non voglio parlare con Rogue, scusa. Non voglio parlare con. La missione è questa di quella di Rogue, diciamo. Io è quella che voglio fare dopo. La missione di Rogue. La missione Rogue voglio farla dopo. E vuole. Nella mia idea vuole essere l'ultima. Ecco, qua. Boh, lo prendo, absinthe, ok. Voglio parlare con Nyx. Ah. Sei tu. Ok. Ehi, amico, ascolta, ho un lavoretto per te, una cosa veloce. Ti interessa? Ok, Vabbè. dimmi tutto. Stavo navigando in rete, capisci? E ho trovato una cosa che definirei interessante. Cioè? Aspetta, fammi indovinare. Pillole per grandi prestazioni? Un mister stato usato d'occasione. Sono una persona seria, V, e mi occupo esclusivamente di questioni serie. Questioni serie. Qualcuno Vediamo. vende un libro di incantesimi. Un'edizione antecedente al primo crash della rete. Ah. Ora sai di cosa sto parlando, vero? Tipo, quanto si potrebbe guadagnare con quella roba? E tu vuoi che io lo rubi, giusto? Eh. Niente furti. Voglio che lo compri. Ti rimborserò al doppio del prezzo. Scusa, ah. Vuoi che i miei acquisti? Già che ci siamo, ti porto anche della Nicola? Delle patatine alle alghe? Pensaci, V. Ah. Un vero tesoro e qualcuno è disposto a separarsene. Chi lo farebbe? Boh. Ho bisogno di soldi, V. E i desperados hanno un lato Ah. sgradevole. Sono imprevedibili. Una parola sbagliata e tirano fuori le armi. Per questo dovrai essere tu a incontrare il venditore. Tu sai com'è. Diciamo, tipo, non si fila. Va bene, dai, si può fare, dai. Ok, facciamolo. Mammo. Così ti voglio. Ok. Ti passo i dettagli del venditore. E che la fortuna sia con te. Addirittura. Allora, prendo questo e mi leggo sta cosa. Allora. No, vabbè, no, se questo è Bartomus, ok. Vabbè, ok. Andiamo, leggiamo sta cosa. Ricevuto, grazie. Certo, vabbè. Ok. Ora, chiama Reno, mamma mia, sta cosa bimbo minchia dei numeri al posto delle lettere. Veramente tanto di me. Io sto girando in tondo, vero? Vorrei uscire. Ove questo. Ma c'è un moonshine. Vorrei uscire ove questo mi fosse consentito. Se esce di qui, giusto? Vabbè. Chiamiamo sto Reno. Ok, allora.
No, devo tenere premuto per chiamare. Allora. Ma vedo che intanto un sacco di messaggi che non ho letto. Ecco, Reno, chiama. Stai cercando il libro? Sì. Sì, esatto. Tutto chiaro, d'accordo. Ok. Ottimo. Ti ho inviato l'indirizzo. Vieni da solo. Va bene. Invia delle coordinate. Vieni solo occhio ovunque. Non provare a fermarmi per il tuo bene. Perché comunque, pur essendo io che gioco, comunque qualcosa del personaggio. Voglio mantenerlo, ecco. E una di queste cose comunque è la diffidenza. Chi è che mi stava guardando? Poi che mi stava guardando male. No. Ok. Non capisco perché mi stavano guardando male, però vabbè. Qualcuno che ce l'aveva con me. Comunque. Allora, andiamo. Recuperiamo il mezzo. Che stavo dicendo la macchina, perché ho visto, perché guardando così la forma della macchina, pensavo la macchina, in realtà il mezzo è il motore. Ah, ecco, motorino. Io non capisco. Ok, va bene. Allora, dai. Andiamo in inquadratura. E si va. E si va. Certo, particolare che in tutta la partita non sono riuscito a trovare un vestiario buono, adatto, che non mi costringa a girare con una sorta di arlecchino in giro, però siccome ci sono tutte le statistiche, le cose di difesa, certi vestiti, certe cose me li devo mettere perché sono cose migliori a livello di armatura. Il problema è che ed è il motivo per cui sono i vestiti a abiti unici, diciamo, in un certo senso, era che mettendo le cose in migliore armatura non sempre a livello estetico c'entrano qualcosa l'uno con l'altro, queste cose. Quindi mi ritrovo a essere vestito a questa maniera e quindi insomma così. Comunque andiamo alle coordinate. Secondo me non sarà così tranquilla la cosa. Io ho la sensazione che la cosa non sarà così semplice e tranquilla. Poi se mi sbaglio tanto, tanto meglio a un certo punto, ma io penso che la cosa non sarà, diciamo, così tranquilla e semplice. Qua. Ok, allora. Ok. Ordunque siamo giunti. Allora, metto a sapere che c'era la cosa rapida, sarei vabbè. Il libro di incantesimi c'è? Certo, l'ho nascosto in un luogo sicuro. Vuoi le coordinate? Prima voglio vedere i soldi. Oh, il servizio clienti di Hardwire non è più quello di una volta. Eh? Non so di cosa tu stia parlando. Certo che lo sai. Credo di sapere chi sei. Abito economico, impianti da strada. Sembri quasi uscita da una brochure di reclutamento corporativo. Aspetta, è divertente. Fammi indovinare. Hai trovato qualcosa in un angolo impolverato del magazzino e cerchi di piazzarlo di nascosto. Che cosa direbbe il tuo direttore? Cioè, non credo che il tuo contratto includa gli affari sottobanco. Esatto. Che cazzo vuoi? Babbo,
Paghiamo, sai. Voglio che ti calmi e che tu non faccia stronzate. Esatto. Ti pagherò. Se non vale il mio tempo. Se poco poco è una fregatura, ti schiaccio. Capito? Esatto. Sì, e di nuovo vaffanculo. Ti ho inviato le coordinate. Mm-hmm. Vedremo. Ok. 50 metri. Sempre un piacere fare affari con te. Ok. Perché mi lo dà a... Non devo scendere per caso? Sì. Oh. Ok. Oh cazzo, uno ZTech XPR. Deve avere tipo 50 anni. Almeno ne avevo uno. All'epoca era il migliore. Ah. Ok. Allora. Allora. Apri il menu shard e decifra. Il menu shard decifra il libro di incantesimi. Mamma, senti. Voglio provare a farlo, dai. Allora. Shard. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Di solito questi shard sono all'ultimo. Sono al tecnologia, mondo, note, altro. Ora, libro di magia. Ok. Viola sicurezza. Vediamo un po'. Allora, copia, estrazione dati, copia malware. Crea una copia demone e infetta lo shard. I tuoi creazione. Ok. Abbi euro dollari, vabbè. Io diciamo che punterei a le cose in basso. Vediamo un po'. Allora, potrei fare PD E9 BD 5-5. Questo 5-5 riprende di là. 1C FF. Potrei fare FF e BD. Allora. Può fare. Allora, si può fare. Oppure se partiamo da 5-5. 5-5. 1C. FF. BD. Con questo BD si ricollega anche a quell'altro. E9. BD. 5-5. Ok. Conviene più farlo da qua. Allora. Allora. 5-5. 1C. FF. BD. E9. BD. 5-5. Oh, allora. Voci sulla BBS avevano un fondo di verità dalla fortezza Z, che è un gatto di altro. Pitbull modificati a ogni porta d'accesso. Speed trap sia e sia ai punti di accesso. Appena metto piena la rete cercano di seccarmi. Bel tentativo Z, ma una bella compo di hardware killer V ma è stato a vanificare i tuoi sforzi. Però ammetto che non è stato facile. La mia fidata Elisia fumava con un bengala quando ho finito, ma ho raggiunto il mio scopo. Non ci credete? Guardate questi occhi, ho lasciato una nota in cima alla fortezza Z dove prima c'era il logo.
Spider-Man è stato qui. Cazzo, l'ha fatto davvero. Barra navigata data crash. Vabbè, ok, comunque. Con questa cosa dovrei aver ottenuto delle robe nuove. Vediamo, io voglio vedere. Voglio vedere un attimo. Allora, inventario. Cyberware. Ho ottenuto effettivamente delle robe nuove, oppure... Ah, sì. Allora, c'ho un intoppo arma livello parecchio alto. Ah, e istruzioni di creazione, mi sa pure. Ok, intoppo arma non... Cioè, potrei metterlo a posto di sto amnesia. Intoppo arma. Sì. Sì, pare fare così. E istruzioni di creazione... Vediamo, dove l'avrei? Questo... Ah, ok, non mi spunta, mi sa. Ah, no, è questo, mi sa. O forse no. O no. Detto, però mi serve la cosa a livello più alto. Va bene. Ok. Va bene, va bene, va bene. Ok, ok. Allora. Io a questo punto mi riprenderei il mezzo. Io prenderei il mezzo e River. Bene. Bob? Posso dirti no? Perfetto, allora ci vediamo con Joss. Sì, alla grande. Following the river. Perché River mi invita a cena? Vabbè, comunque. Una secondaria in più da fare, signore. La storia che continua. Allora, andiamo da Nyx. Andiamo a portargli sta cosa. Mi dice che mi darà il doppio dei soldi che ho speso. Va bene, a un certo punto, ok. Lo so, allora, io avrei potuto trattare, ok? Avrei potuto trattare, probabilmente sarei riuscito a spendere molto meno. Però sono strapieno di Eddie, ne ho qualche 150.000, talmente tanti che non so più veramente neanche come spenderli. E... avrei, cioè, fondamentalmente avrei perso tempo per un risparmio di cui, francamente, non ho neanche bisogno. Quindi... tanto vale, glielo ho pagati e tanti saluti. Io ho messo un po' il cacazzo per essere abbastanza sicuro che non tiri a fregarmi, però ok, insomma. Va bene, nel frattempo ci ho ricavato anche del nuovo cyberware. Onestamente non è andata così male, ecco. Mettiamola così, non è andata così male. Ora, io intanto devo andare da Nyx. Andiamo da Nyx, così ci prendiamo. Così gli diamo sto coso. E si è tutti più contenti. Io, brom! Propost, apposto. Parcheggio, perfetto. No, perfetto, come cavolo parlo, scusate. Allora. Andiamo di nuovo da Nyx. Ripeto, la cosa di Rogue onestamente è quella che voglio fare per ultima. Cioè, la mia idea è fare tutte. Finito tutto, faccio quella di Rogue che a suo modo è legata, diciamo, alle... è legata in certo senso a un eventuale finale. Sì, ora poi c'è... No, non dimentico niente, Claire. Poi ora venga a parlare con te, non ti preoccupare. Allora. Ah. Puoi insegnarmi qualcosa? Senti, Danet Runner ha detto. Hai qualche consiglio da darmi? Non vedo perché no.
Se sei amico di Rogue, sei anche amico mio. Vabbè. Posso venderti qualche trucco del mestiere dell'era di Barthmos. Ah. Rage Barthmos. Quel Barthmos. Ah. Dimmi che non mi stai prendendo per il culo. E un po'. Prima di sparire dalla circolazione, rilasciò alcuni programmi anti-ice negli angoli più remoti della rete. Mm. So che era molto paranoico. Hai idea di cosa gli sia successo? Ma chi lo sa. Ma sono riuscito a trovare alcune reliquie classiche di Barthmos. Ecco, ti faccio vedere. Va bene. Ok, allora. Ah, queste sono le reliquie classiche. Ping. Sta roba così? Sono le reliquie classiche? T'ho portato il libro. E tu hai gli Eddie? Allora, hai il libro? Come ti ho detto, Vi, sono una persona seria. Sì. La cifra concordata, tutta tua. Vamo. Vabbè, senti, allora, potrei mettere di dire il tablet vale molto di più, lo sappiamo entrambi, eccetera, eccetera. Vabbè. Vabbè, sì, dai. Aspetta. Ecco. Il tablet vale molto di più. Esatto. Lo sappiamo entrambi. Forse, ma io ti ho offerto una cifra e tu hai accettato. I contratti vengono invalidati se si dimostra che una delle due parti era in malafede. Mm. D'accordo, come vuoi. Sei meritato un ah. È stato un piacere fare con okay. te. Ci sentiamo. Vi, un consiglio. Non farmi più simili scherzi, non farlo. Ok. Tanto non penso che tratteremo ancora. Allora. Ricevuto trasferimento. Qua. Batteria monocavo, bassa capacità. Ma poi me lo prendo. Qua cosa c'è? Rimbalzo MK, ok. Va bene. Va bene, va bene. Io a questo punto parlerei con. Come ti chiami? Clara. C'avevi una. Qualcosa? No, vabbè. Salve. Niente, no, mi sembrava che. Mi sembrava che potessi fare qualcosa da qui. Niente. No, per la missione di Clara bisogna andare in un garage, un posto a determinati orari, cioè fuori dall'orario. D'apertura, ecco, di lavoro, ecco, di Claire qui. Ci andremo, lo faremo. Come faremo, diciamo, tutte le secondarie del caso. Ok, allora. Quanto siamo arrivati? Tutto sommato. Direi che per questa puntata potrebbe essere anche abbastanza, a meno che non ci sia qualche attività rapida qui vicino. Vediamo, scusate un attimo, mappa. C'è qualcosa qui vicino che no, parla con Rogue. No, la cosa di Rogue ho detto la faremo. Aspetta, ok. Però c'è questa cosa reside, questo spalle al muro. Che non è vicinissimo, però con questo potremo farla in un attimo. Visto che c'è la... Allora. Ok, allora, aspetta. Allora, mappa. Seguiamo questa cosa. Così. Tanto si tratta soltanto di entrare e prendere una roba, quindi... Viaggio rapido, lo facciamo. E con questo completiamo il tutto, insomma. Noi facciamo puntata un po' più lunga. Cioè, lunga più o meno il nostro solito. Questo si tratta di prendere un libro, prendere una roba, farlo. Dice rischio molto basso, quindi non dovrebbe essere qualcosa di particolarmente difficile e rischioso. Non dovrei perdere chissà quanto tempo. Let's do it. Come si suol dire? Let's do it. Allora, bisogna salire qua. Perfetto. Hai sentito quegli ululati di notte? Allora, decanter di cristallo. Vabbè,
Ah, ora c'ho, vero, mi sono messo l'abilità che le cianfrusaglie me le smonta in automatico. Ok, ora. Bene. Usata capacità tecnica. Ah, ok, bisogna cercare i farmaci rubati. Quale prendiamo? Se boh, mi ci ritrovo a prenderle, le prendo. Allora, penso che sì, dobbiamo guardare qui. Allora. Ok. Torcia chimica. Qua c'è più niente. Qua. Mi sembra un bel posto carino. Ok, qua una pistola, beh, sono armi in blu che possono servirmi più che altro smontate, probabilmente. Qua non c'è niente. Io voglio. Va bene, allora, probabilmente conoscendo il gioco, appena mi ci ritrovo in questa stanza mi verrà. Mi spunterà l'indicazione. Grazie ancora. Vabbè, prego. Ok, ora sono in altre faccende affaccendato. Sì, allora probabilmente è sopra. Qua. Casco da ingegnere. Ah, qua ci sono robe, vabbè. Dubito che ci sia qualcosa qui, però. C'è un vinile. Se me lo fai prendere? Non me lo fai prendere. Niente, sei buggato. Amen. Berretto da baseball rinforzato. Questo non me lo. Ribadisco che non me lo fai prendere. Vabbè, amen. Posso accendere. Che me lo smonta in automatico. Qua ci sarebbe una roba, ma niente. Questi non si raccolgono. Vabbè, saliamo su. Salendo su, vi è un salvataggio. Una pistola. Delle robe. Una guida fai da te come costruire una bomba. Cose molto carine. Dai, dai, dai. Ah, vedi le cose belle simpatiche. Ma tutte che se armi in giro. Perché? Perché a un certo punto viene da pensare che possa esserci un combattimento. Di conseguenza io mi tengo pronto che non si sa mai. Troppe armi in giro. Troppe, troppe, troppe armi. Allora, io qua penso aver visto tutto. Qua non c'è niente. Fermati! Certo. Ma tu fa attenzione con quel grilletto. Esatto. Come mi hai trovato? Ti ho detto di non muoverti. Sono qui su. Oh! E che cazzo però! Vabbè. Vabbè. Mi dispiace per te, amico mio. Non mi ha detto non muovere, io mi ero un attimo spostato per sistemarmi. Io non volevo. Ha cominciato a sparare. Me la immaginavo io una cosa del genere.
Però peccato, avrei preferito parlarne con calma, ma Tom mi ha lasciato altra scelta. Ok, allora deposita al punto di scambio. Deposita al punto di scambio. Quindi devo uscire. My dear friend, io avrei anche voluto risparmiarti la vita, ma tu sei impulsivo. L'impulsività la si paga, ecco. Allora, ora scendiamo di qua. Gente, un po' così. Comunque, bello stabile, bel condominio, eh. Qua dove si va? No, questo è bloccato, ok. Si chiama Cut Content. Ok, poi andiamo di qua. Vabbè, il GPS ci dice di andare di qua. Poi di qua. E poi in questo punto preciso. Deposito oggetto in carico. Boh, signori, direi che per oggi è abbastanza. Un saluto a tutti quanti voi. E alla prossima.